Cuori di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuori di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo quarto nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera, precedenti puntate, abbiamo affrontato svariati argomenti, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato del conflitto russo-ucraino e abbiamo parlato anche di scuola, affrontando il tema appunto della didattica a distanza. Questa sera invece parleremo di una delle peculiarità, lasciatemelo dire, più belle forse, di ogni essere umano che ci appartiene, quale è appunto il sorriso, e lo faremo dal punto di vista sociale, quindi capiremo quanto sia importante nella comunicazione anche della nostra personalità e dei nostri sentimenti, ma lo faremo anche e soprattutto dal punto di vista medico-scientifico, perché abbiamo il piacere di avere qui due ospiti che sono appunto esperti del settore e ai quali do il benvenuto. Vi ringrazio sempre per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Il buonasera. Dottor Domenico Ruggero, odontotecnico. Salve. Buonasera. E il dottor Maurizio Gargano. Buonasera.
A voi da casa ricordo sempre che potete intervenire durante la diretta telefonando al numero 081 287 955 che troverete sempre in sovraimpressione, oppure tramite la diretta Facebook che troverete nel profilo di Sergio Angrisano 2 o il mio di Sara Barone, e potete appunto commentare, lasciare i vostri dubbi, le vostre incertezze e le vostre domande. Detto questo, diamo il via alla serata, do la parola a Sergio come sempre per il consueto giro di domande, e grazie a voi per averci scelto anche questa sera. E grazie a te Sara, bella, brava, puntuale, sempre precisa. Io integro solo una cosa: punto di vista, oltre ad essere un talk, è anche una trasmissione di servizio, e stasera noi parleremo di alcune peculiarità che ci troviamo ad avere quasi ogni giorno o quasi ad ogni ora a contatto, e entro subito a gamba tesa nell'argomento, tema della serata, caro dottore Gargano. La stavo chiamando Maurizio, io, fatemelo dire, io lo conosco e quindi lo stavo chiamando Maurizio e quindi mi sono fermato, caro dottore Gargano, perché in televisione ci si dà di lei. Però Maurizio, diamoci del tu, rompiamo questo tabù, lo rompiamo. Sì. E niente, io volevo partire proprio in punta di piedi, perché il sorriso, l'ha spiegato benissimo Sara, è un pochino la porta, la finestra del nostro viso e quindi del nostro stato d'animo, del nostro interiore. Quanto si risparmia con la prevenzione? Ecco, partiamo da questo. Assolutamente si risparmia moltissimo. La prevenzione dovrebbe essere la prima arma che ha il medico dentista o l'odontoiatra, perché oggi purtroppo sappiamo bene che i prezzi di protesi sono... Ci arriviamo dopo. Parliamo proprio dell'aspetto sanitario. Come si fa la prevenzione? La prevenzione si fa andando dal dentista almeno una volta all'anno, se non hai problemi, se no anche due volte all'anno, ogni sei mesi. La prevenzione va fatta principalmente, va bene, controllando la bocca se ci sono carie, ma soprattutto facendo semplicemente una pulizia dei denti. Una pulizia dei denti che sembrerebbe una cosa banale, ma in realtà non lo è. Noi spesso spazzoliamo anche bene i denti, ma non rimuoviamo strati di tartaro. Il tartaro purtroppo sappiamo che è la prima causa di parodontiti. Poi se abbiamo abitudini come il fumo o bere bevande gassate o particolari tipi di cibo, caffè spesso sì, macchiamo i denti, ma abbiamo anche perché problemi, il dente è poroso, no? Il dente ha una struttura pochino simile al marmo, per cui se si perde lo strato più superficiale di smalto il dente diventa poroso e tende a macchiarsi. Non è solo un problema estetico, perché poi chiaramente il dente noi cerchiamo di pulirlo, lo spazzoliamo male, perché noi fondamentalmente non sappiamo spazzolare. Sbagliamo a comprare spesso anche la tipologia di spazzolino, ci iniziano già a chiedere anche quanto sono efficaci i dentifrici, per esempio parlavamo di macchie del caffè, dentifrici whitening, tutti quelli allora, che promettono sono abbastanza efficaci, però ripeto, l'uso del semplice dello spazzolino, se fatto bene. Già di per sé serve a pulire i denti. Allora, il dentifricio è un qualcosa in più, serve sicuramente ad avere un più piacere quando ci spazioniamo i denti, il gusto praticamente. E poi ci sono degli eccipienti come il fluoro che rinforza i denti, oppure delle particolari molecole che servono per le gengive. Io ricordo una pubblicità, non facciamo nomi del prodotto, che diceva che quel dentifricio era ricco di fluoro attivo. Un attimo, vengo alla parte brutta, poi mi correggete se dico sciocchezze, però ho studiato un pochino, glielo giuro. Il fluoro è uno dei prodotti che potrebbe addirittura scatenare tumori. Allora, il fluoro è uno degli elementi più tossici che abbiamo in natura.
Molti, più fluoro c'è, i denti sono bianchi, però rischiamo. Ma induriamo i denti, in effetti, perché il fluoro sappiamo benissimo, perché gli americani sono stati i primi a utilizzare il fluoro, fluorizzavano l'acqua, americano. Bravo, infatti, fluorizzavano l'acqua e davano a bere il fluoro. Esatto. Perché avevano problemi di carie e volevano risolvere a monte il problema. Creano proprio una patina sopra? Sì, diciamo che rinforzava, ma si è visto che dopo si creavano dei problemi a livello osseo, perché il fluoro non si deposita solo sui denti, ma anche sull'osso. L'osso diventava troppo duro e si andava incontro, stranamente, perché uno dovrebbe pensare perché diventa duro, diventa più forte. No, diventava più fragile e si andava incontro a fratture. Infatti quella pubblicità è sparita, è rimasto il prodotto. Esatto. Hanno tolto solo. Mandiamo alla domanda, visto che siete molto attivi stasera, già avete iniziato, mandiamo la domanda da casa, quindi fateci sapere se voi la sapevate questa cosa, perché è una curiosità che io non ho conoscenza. La fluorizzazione? No, sì. Io la sapevo perché seguo una fondazione. Negli anni 50, pensa un po'. Esatto, io seguo una fondazione che fa ricerca sul cancro e scoprimmo pure questa cosa qua ma tempo fa. E invece voglio partire, Mimmo, noi abbiamo detto che ci diamo del tu simpaticamente, certo, perché stiamo, certo, entrando nelle vostre case e quindi siamo un gruppo di amici che stasera parleranno di denti, di bocca e di sorriso. Una domanda proprio facile, 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 non perché non sia preparato assolutamente, proprio per rompere il ghiaccio. Come si diventa odontotecnico? Qual è il percorso formativo e di studio? Perché spesso si trovano anche degli abusivi ai quali noi ci siamo fermamente, come anche dentisti abusivi, fermamente di affidarvi. Allora, il percorso formativo per diventare odontotecnico parte dalla scuola superiore, secondo cui una volta si diventava odontotecnici però con una diploma professionale primario, non quello la finale, frequentando fino al quarto anno e potevi diventare dipendente di un laboratorio odontotecnico. Oggi fortunatamente già dal terzo anno è possibile prendere questa qualifica e dopo il quinto anno soltanto si diventa veramente capaci di poter aprire un laboratorio odontotecnico, e soltanto dopo un'accurata abilitazione che avviene qualche mese dopo si può diventare odontotecnici qualificati per poter aprire un proprio laboratorio. Perfetto, è stato veramente chiaro, sintetico ed esaustivo. Io invece mi voglio esprimere il mio amico Maurizio Gargano, perché ci vediamo, ci sentiamo, però ci vediamo raramente. Allora, e poi parliamo d'altro. Maurizio, noi stasera dovevamo avere anche Rita Mendito, che salutiamo, per una indisposizione non è riuscita a venire, la salutiamo, speriamo di averla prestissimo qui in studio, la dottoressa Mendito, no, psicologa, cioè, psicoterapeuta. E io qualche domanda me la sono fatta anche un po' suggerire. Un sorriso vale tantissimo, sorridere fa funzionare meglio il cervello. Assolutamente. Però c'è tutta una bella causa, sì, perché quando noi sorridiamo stimoliamo che cosa? La serotonina. Che secondo Carl Hart, famosissimo Carl Hart, chi è che non lo conosce, è la principale esperta di questo neurotrasmettitore. Non è responsabile soltanto del nostro buon umore, pensa, guardate quanto è importante un sorriso e sorridere, ma anche di regolare le nostre reazioni emotive. Vero. No, non devi dirmi è vero, caro dottore Gargano, mi devi spiegare cosa comporto. Un bel sorriso fa sorridere. Se uno ha una bocca brutta, questa è la domanda che capisci? Certo, se uno ha la bocca brutta cerca di non sorridere. E quindi ha una vita sociale sicuramente non drammatica. Non una, sì, drammatica. E chiaramente deve affidarsi a un professionista. Un professionista può far ritornare il sorriso. È chiaro che questa è la chiave dell'acqua. Come diceva mio nonno, un professionista riesce a fare sorridere, quindi ritornare alla vita sociale. Alla vita sociale, no. Anche io potrei avere una bella, no, troppo anziana, non fa niente, lasciamo perdere, lasciamo cadere questa. Però ci sono persone che dicono ho paura di sorridere, mi vergogno di sorridere. Ci sono tanti. Ma ci sono tanti. Se tu fai attenzione, vedi che spesso alcune persone quando parlano con la bocca, sì, serrata, addirittura mettono la mano davanti alla bocca, abbassano la testa. Abbassano la testa, non ti guardano in faccia, ma si vergognano profondamente. C'è tutta una gestualità, sì, che fa, come dire, modificare
dei comportamenti assolutamente, che sono assolutamente naturali. Sì. Secondo lei quanto ha pesato l'utilizzo delle mascherine? Anche moltissimo. L'inespressività. I miei pazienti mi dicono meno male che c'erano le mascherine, così ho potuto nascondere. Togliermi anche la dentiera. I miei problemi. No, non è una battuta, purtroppo è così. Purtroppo me l'hanno detto forse il 70% delle persone, non sono poche. Anche perché chi ha purtroppo una protesi non è che è felice di averla. Assolutamente no. È un modo per ritornare ad avere una masticazione normale, poter sorridere anche. Anche se ti devo dire che ci sono persone che la tollerano perfettamente, sì, e quindi sono contenti anche della protesi mobile, chiamiamola purtroppo. Anche perché ci sono delle tecnologie innovative che rispetto alle vecchie protesi, però ce le siamo conservate per dopo queste domande. Mentre invece io a Ruggero volevo chiedere, Mimmo, cosa distingue un odontotecnico da altre figure che si occupano appunto della cura dei denti? Il dentista o qualunque altra figura? Allora, io localizzo sempre l'odontotecnico con il dottore, di solito lo localizziamo con una frase: dove non arriva la natura, arriva la scienza, arriva la medicina. Il nostro è un mestiere bello, soprattutto perché tende a sostituire e a rendere felici i pazienti. Felici che significa? Significa protesizzare un paziente. Si differenzia da un igienista dentale, da un odontoiatra, perché è colui che in prima persona crea la protesi, che crea il vero e proprio manufatto sulle indicazioni del dottore. Quasi un artista più o meno. Sì. Lavora su forme, però... La base, la radice del nostro mestiere artigiano si basa proprio sull'artista, perché a differenza degli artisti, diciamo, di strada, oppure degli artisti, coloro che dipingono cose varie, noi effettuiamo manufatti che vanno all'interno della bocca. Però la base è quella, tutta sull'arte. Però è importantissima la collaborazione un po' tra tutto il team, no? Che poi deve arrivare al paziente. Tutto parte sempre da un'impronta primaria e da un colloquio che effettuiamo. Di solito io e il dottore prima ci sediamo e parliamo del caso, perché ogni caso è differente dall'altro. Certo. Esistono vari tipi di protesi, ovviamente il mio ramo, ovviamente il nostro ramo spazia da una protesi mobile, protesi fissa, implantare, mista, combinata, cementata, abitata. Ogni paziente ha la propria prerogativa. Però io voglio insistere su questo argomento, perché così, per completezza proprio di informazione. Certo. Una volta si facevano, se non ricordo bene, i calchi con il gesso, scagliola. Esatto. Oggi ci stanno dei prodotti veramente all'avanguardia, ma anche tecnologie avanzatissime per ricavare una protesi che somigli proprio a dei denti naturali, no? Sì, allora, oggigiorno siamo andati incontro a una rivoluzione dentale. Che cosa intendo? Rispetto a una volta che si faceva tutto manualmente, con la precisione ovviamente che andava incontro a tantissimi gap di modellazione, di fusioni e cose varie, oggi siamo andati incontro alla semi-perfezione del digitale. Ciò ci permette, grazie a una modellazione... A casa capiscono bene, io sono un asino, spieghiamo che cosa significa, se no io non capisco. Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è quello che ha appena definito. Allora, se prima si lavorava tutto al banco, tutto manualmente, oggigiorno l'odontotecnico si è evoluto lavorando allo scanner, lavorando al computer. Non si lavora più con le classiche cere, con i classici gessi e cose varie. Si è tutto digitalizzato. Ciò ovviamente performa la perfezione, perché si basa tutto su dei calcoli matematici che noi inseriamo all'interno degli scanner. Gli scanner sono i dispositivi che noi utilizziamo su base di computer per modellare, e su quelle basi siamo sicuri che tutto ciò che noi modelliamo, ovviamente sempre d'accordo con i centri di fresaggio, con i centri di stampa, tutto ciò che noi modelliamo arriva direttamente a noi. Ciò ha favorito ovviamente anche l'ingresso di nuovi materiali, ciò che normalmente non sono lavorabili a mano. Noi di solito lavoriamo cere, metalli. Uno dei materiali che sono più belli e altamente estetici oggi è l'ossido di zirconio, altresì chiamato zirconia, che si differenzia dalla zircone. È un metallo? No, questa è una pietra in realtà, una pietra. È una pietra che è ricavata dall'elemento chimico dello zirconio. E l'ossido, diciamo le polveri che si formano sullo zirconio, compattate, formano questo ossido di zirconio, cioè la zirconia. La zirconia è bella ed è utile, però c'ha anche grandi difetti.
Allora, partiamo dalle basi. Oggigiorno per creare una protesi, sto parlando di protesi fissa, si utilizzano dei materiali o estetici oppure funzionali. Io e il dottore di solito utilizziamo sia l'uno sia l'altro. È di recente produzione proprio un materiale misto che abbiamo utilizzato, cioè di uno stampaggio di una zirconia sopra a un metallo, un materiale rivoluzionario. La zirconia perché si differenzia dal metallo? Perché è un materiale molto duro, cioè, e questo ovviamente lo porta ad essere fragile, però altamente estetico. Se prima io dovevo ceramizzare, cioè mettere ceramica estetica sopra a una struttura in metallo, oggigiorno io posso direttamente fare un elemento monolitico lavorato allo scanner che si può fresare direttamente sui parametri che do io in base alle impronte e alle dimensioni verticali, cioè l'altezza dei denti che mi ha procurato il dottore. Cosa interviene per poi decidere e stabilire quale tipologia di materiale utilizzare? Allora, questa è una domanda molto, molto importante, perché è la stessa domanda che ci poniamo ogni volta che parliamo di un lavoro. Ho studiato. Ed è la stessa domanda, ovviamente, oltre che il materiale che ci distingue dal tipo di lavoro che fa, se è una mobile, una fissa, un implantare, una mista. Allora, in base innanzitutto agli spazi che abbiamo. Se abbiamo uno spazio ridotto non possiamo mettere troppo metallo in bocca, perché il paziente quando sorride, ecco ritorniamo al discorso del sorriso, va sulla prevalenza del metallo. Poi abbiamo degli spessori calcolati. Se il dottore, lo dirò in maniera scientifica, mi prepara uno spessore della zirconia, uno spessore di uno 0,6 mm, cioè possiamo lavorare su spessori veramente piccoli, su delle unghiette, e dopo veniamo ai lavori altamente estetici, allora io posso realizzare un elemento in zirconia. Se invece richiede un'alta masticazione quel lavoro, allora in quel caso dobbiamo per forza realizzare un elemento o in polimetilmetacrilato, altresì chiamato PMMA, che è una resina, anche molto estetica, però abbastanza porosa pure, oppure lo possiamo realizzare direttamente in metallo, che il metallo è un materiale veramente morbido, ecco, duttile, proprietà tecnologica, proprietà meccanica, veramente duttile, ma allo stesso tempo molto utile, perché ci aiuta nelle articolazioni molto serrate, molto serrate. Invece la zirconia la utilizziamo principalmente per elementi estetici, principalmente per gli elementi frontali, ma ha i suoi limiti la zirconia, perché la zirconia può essere utilizzata. Quali sono i limiti? Ah, ok. Dei vari prodotti utilizzati. Allora, la zirconia può essere utilizzata soprattutto per elementi o singoli, oppure da stratificare con la ceramica, oppure per elementi di ponte abbastanza piccoli, oppure sono stati creati anche delle zirconie con alto megapascal. Però facciamo ordine. Il megapascal rappresenta la forza di pressione di una zirconia. Noi di solito, ecco, discutiamo anche di questo io e il dottore, quando effettuiamo una zirconia pensiamo se fare una zirconia ad alto megapascal, di conseguenza a bassa traslucenza, e dobbiamo intervenire con le ceramiche esterne, oppure decidiamo se fare un basso megapascal, però ciò la rende più fragile, ma con un'estetica massima. Ovviamente. Quando non c'è una protrusione, retrusione particolarmente elevata o una lateralità, oppure se non c'è una masticazione molto serrata, in quel caso possiamo optare tranquillamente per una zirconia ultra traslucente. Ma proprio al volo però può estendere il sistema CAD-CAM? Il sistema CAD-CAM, allora, le due parole sono divise. Il CAD è la parte modellante proprio, cioè quella là che utilizzo io in prima persona, dove modello, effetto di una scansione in 3D, e quindi il modello che mi ha procurato il dottore io l'avrò in digitale. Un microscopio ottico, assolutamente, fino a una grandezza di una nuvola di punti minima. Cioè riesco ad andare sui micron. Tra l'altro stanno usando ormai tutti, anche gli orafi ormai. Esatto, gli orafi che sono molto simili al mio lavoro. Gli orafi, sì. Siete gli dei gioiellieri della bocca. Esatto, anche lo zirconia, esatto, insomma, ricorda un po' quel gioielliere. Esatto, difatti le vecchie tecniche di fusione sono le stesse delle... gioielleria. Il CAM invece, il CAM è la parte fresatrice. Dopo che io ho programmato il mio lavoro, va in un centro fresaggi, che ci sono diversi passaggi prima di arrivare. Esatto. Va in un centro fresaggio che andrà a rifinire tutta la struttura che ho fatto, poi torno in laboratorio, la proviamo, la guardiamo al microscopio e poi vado dal dottore.
Noi speriamo di stare a darvi delle informazioni importanti, lo so che fanno attizzare di più l'orecchio neanche la vista, trasmissioni di calcio o di altre. Noi stiamo parlando invece delle vostre bocche e quindi spero che vi interessino, vi interessi comunque anche dei messaggi che stanno arrivando, però. Sì, ci chiedono per esempio quali sono gli interventi maggiormente richiesti. Noi siamo moderatamente soddisfatti e ringraziamo tutti gli amici, cogliamo l'occasione, veramente siete già tanti e siamo a poco invece meno della metà dell'inizio della puntata. Prima di rispondere a questa bellissima e interessante domanda, di tutte queste tecniche, di tutti questi materiali, ci sta poi un contraltare quello che noi mangiamo? No, cosa distrugge di più, cosa interferisce di più su quello che ci è stato trapiantato o protesizzato? Purtroppo uno che mangia molta frittura, faccio per dire, dico una sciocchezza, ha delle difficoltà con la zirconio più che con il ferro, capisce? Assolutamente no, i cibi non hanno problemi, i problemi delle nostre protesi sono gli acidi? Sono le chiusure della bocca. Esatto, esatto. Perché noi non ci rendiamo conto, ma spesso e volentieri abbiamo dei problemi di, diciamo tra virgolette, di bruxismo, ma è più che altro un serraggio. Noi lavoriamo, leggiamo, stiamo al computer e spesso abbiamo la bocca serrata e non ce ne digrigniamo i denti, non ce ne accorgiamo. È un diciamo allegato anche un pochino alla domanda che faceva mi manca la mendito, sì, ce l'avrebbe spiegato scientificamente, perché quello è un problema, cioè è una reazione, sì, è una reazione. E guarda, noi siamo per chiamare la pubblicità, ci stiamo quasi regia, ci stanno segnando. Ok, no, volevo solo concludere dicendo che oggi questi problemi sono aumentati legati a quella domanda che faceva l'ascoltatore. Molte persone sono stressate e chissà perché, poi, e chissà perché in una società in così questa serena, società così serena, sì. Niente, sì, noi sempre meglio sorridere, quindi così non serriamo più la bocca, non diamo problemi di genere. Facciamo sorridere anche i nostri sponsor. Esatto, quindi adesso chiamiamo la pubblicità e noi ci vediamo tra qualche minuto. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984,
È ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Ed eccoci tornate, noi riprendiamo dal dottor Gargano, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di quanto sia importante anche l'igiene professionale, abbiamo detto una volta, due volte l'anno. E dal punto di vista invece dei bambini, quindi dovrebbe essere anche l'igiene domiciliare, dovrebbe essere insegnata ai bambini sin dalla materna, potremmo dire, no? Dall'inizio, sì. Quanto è importante? Noi cerchiamo appunto di istruire addirittura i genitori di sorvegliare i loro bambini. Perché spesso i bambini giocano con lo spazzolino e il dentifricio e ritorniamo al fluoro e i bambini non devono utilizzare dentifrici fluorati o quantomeno devono essere fluorati per la loro età, quindi con quantità di fluoro molto più basse. L'igiene orale ai bambini è importante perché diventerà poi l'abitudine della vita spazzolarsi i denti, quindi noi insistiamo con le mamme soprattutto che portano i bimbi allo studio per fare controllare fondamentalmente i denti se sono dritti o sono storti. E il problema dell'evoluzione dei denti è quello che spesso e volentieri abbiamo dei denti che non sono perfettamente allineati e le mamme ci chiedono consigli se applicare o meno la macchinetta. Diciamo che non la chiamiamo macchinetta, è un'ortodonzia, un apparecchio ortodontico che può essere fisso, mobile a seconda dei casi. Invisalign, che si usa moltissimo adesso, che sono delle mascherine stampate, prestampate, invisibili. E niente, i bimbi, i ragazzi devono abituarsi assolutamente a pulire i denti anche perché alla loro età iniziano le carie. Sappiamo che i bambini mangiano più zuccheri, giustamente, che bambini, il nemico giurato. Che è il nemico giurato dei denti perché producono la carie e spesso non lavano i denti. Magari dicono ai genitori che le hanno lavate, ma i denti poi in realtà non li lavano. E diciamo che i genitori devono purtroppo effettuare il controllo ai bimbi e portarli poi a visita. Da che età? Diciamo dopo i 6 anni dovrebbero essere comunque controllati. Perché almeno una volta l'anno. Almeno una volta l'anno, a meno che i bimbi non si lamentano. I primi dentisti sono i genitori, esatto, guardare la bocca dei loro figli. Dopodiché affidarsi a un ortodonzista se hanno i denti particolarmente storti, non perfettamente allineati, ma soprattutto problemi di chiusura. Che a volte anche il palato. Palato troppo stretto, ogivale, quindi hanno bisogno di essere stimolati questi palati con degli apparecchi ortodontici adatti per aumentare la dimensione del aiutati, perché sono, certo, non, sono degli apparecchi che sono ortodontici, ma sotto un profilo più ortopedico che proprio dentale. Dentale. Voglio dire una cosa che può apparire anche abbastanza stupida. Qual è la giusta modalità per spazzolare i denti? Semplicemente spazzolare i denti dall'alto verso il basso. Quindi con spazzolate con lente, no? Bravissimo, lente. Perché ci facciamo prendere dalla... Sì,
tutti spazzolano, anche io devo dire, ammettere che qua per la fritta prendo lo spazzolino e spazzolo il dente. Poi va dal dentista anche lei. Quanti minuti dovremmo stare invece? Almeno indipendentemente dai minuti, io credo che sia tutto un fattore di tecnica, perché si può andare anche lentamente. Io preferisco sempre gli spazzolini con durezza media, non troppo duri né troppo leggeri, perché non servono a niente quelli leggeri. Personalmente credo che non servano a niente quelli leggeri, ma i duri, durezza media, e si deve andare dall'apice fino ai margini dei denti, massaggiando anche la gengiva. Massaggiando anche la gengiva, esatto. Massaggiando anche la gengiva. Una cosa fondamentale che non fanno tutti quando lavano i denti è lavare i denti in fondo. I molari, soprattutto i molari in fondo, che non è facile da lavare, sempre con un movimento mai rotatorio, ma sempre da un lato verso l'alto. Fatemi dire una cosa, visto che stiamo parlando di questi spazzolini, doccette, spazzolino rotante, elettrici, quanto sono utili, se sono utili? Personalmente io non voglio essere duro, perché sicuramente ci saranno degli studi, ma io credo che la migliore spazzolata si faccia con uno spazzolino standard. Io ho spazzolini elettrici di tutti i tipi, però posso dire che i movimenti rotazionali sì, aiutano, ma sulle superfici lisce. Sulle superfici lisce, invece a volte il tartaro o la placca batterica si depositano in zone interstiziali, cioè tra un dente e l'altro, dove soltanto uno spazzolino. Quindi è inefficace la rotazione. È efficace su determinate superfici, però io trovo che non sia troppo piccolo. Non vogliamo fare la guerra agli spazzolini, fate quello che meglio volete, per l'amor di Dio. Lo spazzolino rotante è, secondo me, è utile per chi non si sa. Proprio spazzolato. La doccetta invece è sempre utile. La doccetta utile. È sempre utile. Assolutamente, quella assolutamente. Funziona un po' come il filo. E l'uso del colluttorio esatto. Invece? L'uso del colluttorio è qualcosa che può essere valido solo in alcuni periodi. Okay. Gengive infiammate, infiammazioni, infezioni. Okay. Sicuramente. Perché c'è chi lo utilizza giornalmente invece. Ma quotidianamente non è. Secondo me non serve, serve lo spazzolino. E fatemi dire l'ultima sciocchezza: l'acqua ossigenata quanto è utile? L'acqua ossigenata. Genata è una delle vecchie più vecchie è vero, ma che molti non lo sanno, secondo me sono tra le migliori in assoluto, benché perché con l'ossigenazione puliscono il tartaro, pulisce i denti, ammorbidisce la placca batterica. Certo, il sapore dell'acqua ossigenata la sappiamo, è orrido, sembra una mucchina. Difatti si preferisce sempre diluirlo, si diluisce con un po' di acqua a volte. E anche un effetto sbiancante sui denti. C'è Fabiano, una telespettatrice, ci dice: lei usa il bicarbonato? Il bicarbonato purtroppo ha degli ottimi effetti come utilizzo estetico. Come no, per sciacquare la bocca, come colluttorio. Ah, ecco. Perché abbassa il pH acido della bocca, che quindi interviene sulle gengive e sui denti. Però noi non consigliamo per utilizzarlo per spazzolare i denti, perché microscopicamente ha una forma come il vetro rotto, per intenderci. Ah, ecco. Quindi è abrasivo. Allora, se lo utilizziamo sullo spazzolino per spazzolare i denti, tendiamo a consumare la superficie dello spazzolino. Ottima informazione, ragazzi. Quindi Fabiana, con un po' di moderazione. Fai attenzione. Allora, noi ritorniamo invece su Mimmo, perché stavamo parlando di alcune figure, okay. E l'odontotecnico, il dentista, non abbiamo parlato dell'ortodonzista, l'abbiamo certo. Sfiorato. L'ortodonzista è una figura fondamentale in determinati casi, ma in moltissimi casi, perché anche tu sei per certi aspetti un po' anche ortodonzista. Esatto, allora l'ortodonzista principalmente è colui che effettua un apparecchio fisso o mobile ortodontico. La sua utilizzazione primaria è soprattutto a livello pediatrico. Quindi già lavorare con i bambini non è semplice, soprattutto con apparecchi mobili. L'ortodonzista è una branca a parte, è una persona a parte che cura tutto ciò che concerne la parte meccanica e la parte allineatrice, esatto, dei denti. Perché noi le persone di solito si focalizzano sul fatto che allineare i denti è risolto il problema. No, perché esistono delle chiavi fondamentali in odontoiatria in generale, tipo la chiave di Engle dei primi molari superiori sugli inferiori, che fanno una sorta di mortaio pestello, che modificando la forma dei denti per avere un sorriso, diciamo, per
perfetto da parte dell'ortodonzista, rischia di perdere queste chiavi naturali che ci ha dato la bocca. Quindi il mestiere dell'ortodonzista, quindi dell'apparecchio ortodontico, è veramente veramente difficile. Noi realizziamo degli apparecchi ortodontici di base in generale, però c'è una figura a sé stante che riguarda tutto ortodonzia, cioè l'allineamento, principalmente l'allineamento della... Sì, che poi diciamo prima era una branca della medicina l'ortodonzia, invece adesso è un'odontoiatria. Esatto. Allora, l'ortodontia è una specializzazione della medicina. Prima vi affluivano i medici chirurghi, oggi i medici non possono più esercitare l'odontoiatria perché sono gli odontoiatri, e quindi gli odontoiatri si specializzano in ortognatodonzia. Poi, sempre dal punto di vista medico, poi dalla bocca è possibile vedere anche molte patologie, molte malattie a volte in maniera preventiva? Allora, sì, una malocclusione può provocare diversi problemi su tutta la statica del nostro corpo, quindi una malocclusione può provocare dolori di schiena, dolori muscolari, anche camminare in maniera sbagliata, tutto dipende dalla chiusura. A volte mal di testa, a volte dolori articolari strani, a volte dipendono da una malocclusione. Anche. Spesso si danno. Sì. A volte le malocclusioni si curano proprio, più che malocclusione, a volte dei problemi di posturologia, dei problemi alle gambe, dei problemi alla schiena che i pazienti non riescono a risolvere, sono causati a volte proprio dai denti, dalle malocclusioni, che si riferiscono, come diceva il dottore, su tutto il tronco della persona. Di conseguenza, grazie a dei semplici apparecchi ortodontici, odontotecnici, odontoiatrici soprattutto, tipo i bite, una cosa fondamentale, si riesce a risolvere, con buona dose di esperienza soprattutto, si riescono a risolvere anche problemi di questo tipo. Anche cefalee, emicranie. Sì, esatto, ovviamente localizzando sempre le cause. Quindi la bocca ragiona, ci induce anche a ragionare, perché una cattiva chiusura dei denti tante volte ci impedisce di mangiare. Sì, è tutta... Allora, io... Ma no, forse non ci impedisce di mangiare, ma ci impedisce poi di star bene. Esatto. Magari sforza anche sì, delle terminazioni. Assolutamente, tutta la muscolatura. Quindi inevitabilmente se uno ha un dolore o una patologia da masticazione, evita di masticare determinati prodotti, ma eventualmente non mangia la carne, mangia solo su un lato. E questo comunque sono delle abitudini che ci sono trasmesse da un cattivo funzionamento della bocca. In quel caso bisognerebbe andare immediatamente dal dentista. Assolutamente. Soprattutto se sono malocclusioni. Soprattutto se c'è una malocclusione o addirittura se hai dei problemi di mal di schiena, mal dolore alla cervicale che non si riesce. Io dovrei andare ad abitare dal dentista perché un mal di schiena cronico. Però fatemi dire una cosa, perché prima parlavamo di micron. Sì. Un dente leggermente realizzato, leggermente più grande o leggermente più piccolo della misura di quello là originario, cosa produce? Cosa allora, provoca? Se un dente è realizzato con uno spessore in micron o in millimetri a volte, leggermente più grande del dovuto, soprattutto se sono molari, provoca delle malocclusioni, dei precontatti. Precontatto significa che quella zona là localizzata tocca prima di tutte le altre. Ciò porta un paziente a uno stress enorme, dove la cavità glenoidea non riesce ad accogliere il condilo. Sto parlando di parte ossea, quindi articolazione temporomandibolare. Questo di conseguenza ha questi dolori se il dente è realizzato troppo grande. Se il dente invece è realizzato sotto occluso, semplicemente ovviamente non provoca malocclusioni localizzate in quella zona, però semplicemente il paziente non mangia perché non c'è triturazione dei denti, quindi i denti non si toccano, e quindi il paziente quando andrà a masticare, il bolo alimentare che si creerà in quella zona sarà più grande del dovuto, e il paziente a lungo andare non riuscirà a triturare e quindi a ingoiare bene, e potrà avere anche problemi gastrici. Certamente. Perché il bolo alimentare non è scisso per bene, non digerisce. Perfetto. Bene. Quindi la progettazione tecnica e la realizzazione delle protesi o della protesi spettano all'odontotecnico, ma le indicazioni, l'ingegnere,
è il dentista, assolutamente. O sbaglio? Assolutamente, no, sì, diciamolo così, lo spieghiamo assolutamente bene. Assolutamente sì, perché innanzitutto la gente da domani entrerà in uno studio dentistico con una serie di informazioni maggiori. Assolutamente, no? Ed è molto importante che il paziente stia a sentire l'esperienza dell'odontoiatra, perché a volte capita che molti pazienti dicono: io ho visto su internet, ho fatto... Il dentista consiglia sempre il meglio per quel tipo di bocca, che sia da una protesi mobile a una protesi implantare. Quindi la progettazione viene prima dal paziente, però tutto ciò passa sempre dall'odontoiatra, e infine l'odontoiatra si consulta con l'odontotecnico per vedere quale tipo di lavoro è meglio, ovviamente d'accordo sempre anche con tutti i tipi di disponibilità del paziente, iniziando dalle disponibilità temporali, se c'è fretta, se non c'è fretta, disponibilità economica, dipende tutto da paziente a paziente. Mo ci arriviamo. Stavi dicendo qualcosa? No, che è importantissimo mettere a proprio agio il paziente, un po' come dicevamo prima. Assolutamente, che è una cosa sì. fondamentale. Io invece, che sono sempre la pecora nera del gruppo, penso sempre alle cose un po' più così. Tutte le patologie, no, hanno dei loro viaggi della speranza, e anche chi deve fare una protesi dentaria ogni tanto. Io ho visto addirittura organizzano delle gite, proprio dei bus, 50 persone, 30, perché vanno in Croazia, Albania, Croazia, ma anche inizialmente anche in Olanda. In Olanda? Sì, era ma anche molti medici si specializzano lì poi, tra l'altro. Però la qualità del prodotto, perché poi ho sentito molte, ho letto molte lamentele di persone che sono dovute ritornare. Ma io, guarda Sergio, io non vado neanche a pensare che la qualità sia migliore o peggiore. Io dico, no, per avere dei prezzi così. Per avere dei prezzi, no, ma non è su quello. Qualcosa devono... Noi consideriamo pure che in Albania la vita costa meno della metà rispetto a quello che è l'Italia. Se un caffè costa 20 centesimi e il pane costa 50 centesimi, si capisce che la vita costa di meno, e quindi anche i prezzi dell'odontoiatra sono più bassi. Ma io allora penso una cosa: io faccio una protesi fissa, qualcosa di importante dove vado a spendere dei soldi, e poi chi me la controlla questa protesi? Esatto, esatto. Cioè io acquisto un'auto dove che non posso andare più alla casa madre a fare la revisione. Se ho un problema, dove va? C'è una sorta di garanzia. Vado da un altro dentista che ha difficoltà a mettere le mani anche. Non perché non vuole, perché non è un prodotto, esatto, suo. Non è non un sa. Prodotto suo. Allora, diciamo che oggi c'è la fidelizzazione, i nostri pazienti vengono da noi perché vengono da anni, si fidano di noi, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, noi, i tecnici e tutta la squadra. Però dopo, quando si è andato in Albania, è messo un impianto, e l'impianto non va bene, perché mica devi tornare in Albania. Devi tornare in Albania. Certo. Quanto ti costa questa cosa? Ma a parte, io penso che ci siano, come tutte le cose, come diceva il dottore, dei pro e dei contro. L'unico pro che riesco a trovare su questi viaggi in Albania è il prezzo. Perché se vogliamo andare sui contro scientifici, tecnici, la prima cosa è: l'impianto ha bisogno di integrarsi all'interno dell'osso. Esiste una tecnica odontotecnica ovviamente, che si chiama carico immediato, secondo cui l'impianto viene caricato immediatamente. Se non è fatta bene questa tecnica, dopo qualche mese c'è il fortissimo rischio che l'impianto vada via. Uno. Seconda cosa, hai un problema, un qualunque problema, un dolore, non puoi chiamare in Albania ogni volta, e i soldi che hai risparmiato, ovviamente andando a fare consulenza in uno studio di Napoli, in Italia, uno studio vicino, i soldi che hai risparmiato li vai a spendere in quel modo. E terza cosa, fondamentale, i materiali. Noi offriamo sempre materiali con dei lotti certificati, fatturati, tutto sempre ovviamente sotto controllo della Comunità Europea. Siamo sicuri che i materiali, non voglio mettere voce perché sicuramente useranno ma dei sono materiali cose che, ottimo, sulle quali dobbiamo ottimo. Ragionarci. Però siamo sicuri che per quel prezzo, perché io dico che ogni cosa ha sempre il suo prezzo, per quel prezzo si riesca ad avere il top dei materiali. Ecco. Certo, allora c'è un'ultima domanda da casa, perché ci avviamo ai titoli di coda, sì. E infatti la regia ci segnala. No, ci chiedono se c'è stato un intervento particolarmente difficile o che ricordate diverso dagli altri, insomma, che assolutamente ti capita sempre. Sì. Qualcosa di difficile, di complesso, è impossibile che nella tua vita professionale, ma sia mia che dell'odontotecnico, non capiti qualche caso particolarmente
difficile. Dove va incontro nonostante un'esperienza che ha il bello dell'arte che facciamo, di trovarti davanti però a anche un passo, una sfida. Quello è bello, quella là. Sì. Allora io volevo sfruttare questi pochissimi minuti che ci restano prima di salutare i nostri amici in studio, i nostri ospiti gratitissimi. Grazie. Con una domanda molto cattiva: quanto costa un bel sorriso? Dipende. Io guarda, ultima domanda. L'ho messa per prima, però mi sono scritto ultima domanda. Dipende. Dipende dal, come diceva prima Mimmo, dipende dallo stato protesi. In cui arriva. Certo, se mi arriva una persona totalmente dentula, che ha una dentiera che non gli va più bene e vuole la protesi fissa, bisogna considerare che devi mettere tanti impianti, fare una protesi su impianti avvitato, cementata, quello non è quello il problema, ma può costare parecchio, è chiaro. Io credo possiamo azzardare delle cifre orientative? No, facciamo tre casi, dai, uno medio, uno grave, uno bravissimo. È molto difficile, sai, perché ogni caso è diverso dall'altro. Io dico la bocca. Ci sono fattori patogeni esterni che non. Io dico la bocca è come l'impronta digitale, non trovi una persona che abbia la tua stessa impronta. Esatto. Quindi è difficile, però è chiaro che in casi gravi si arriva anche a 20-30 mila euro. Perfetto, noi su questa cifra, che meno male ero seduto, è tutto sempre. Adesso mi alzo per ossigenarmi e volevo dire, noi vogliamo ringraziare tutti quanti voi che continuate a seguirci, a volte mi chiedo anche il perché, e sto scherzando, vi voglio benissimo e lo sapete, poi ci scriviamo dopo le puntate, ne parliamo sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Sergio Anghisano 2. E fate anche delle bellissime considerazioni, dei complimenti meritatissimi. Grazie. A Sara Barone sul suo profilo. Ringrazio Mimmo Ruggiero, ringrazio Maurizio Gargano. Grazie, e fatemelo dire, ci conosciamo da un po' di giorni e quindi conosco la sua valenza professionale. Fatemi ringraziare anche Sara, dai, che ha la pazienza, è brava, mi acchiappa per le orecchie, non per i capelli, non li ho quando prendo delle strade lunghe, lei mi richiama all'ordine, e ringrazio tutti quanti voi ancora una volta. Ringraziamo Sergio che anche questa sera ci hai illuminato e ci hai fatto sorridere. Abbiamo anche sorriso un pochino su un tema abbastanza importante. Parlando sempre di cose serie, importanti, però molto curiose tra l'altro. Noi ci rivediamo settimana prossima, stesso orario, stesso canale, sempre noi, un altro argomento, sempre punti di vista. Punti di vista, venerdì prossimo a lei. Cuore di Sfogliatella, siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A.
verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 87 14.